Piaciuti gli amiibo di Samus normale e di Samus tutta zero? Comunque ragazzi, bentornati con il quinto episodio del mio walkthrough di Metroid Fusion. O Fusion più che altro. Fusion Pro Glide. Allora, ci hanno lasciati che ero arrivato su questo salvataggio esattamente vicinissimo a quello che sembrerebbe il boss del settore 4H. Lì c'è una spaccatura che si può rompere anche normalmente, quindi andiamoci. E questo coso si dovrebbe rompere tutto normalmente, tutto di fila. Questo mi sbaglio c'è qualcosa. No, ok, mi sono sbagliato. Andiamo per di qua, ragazzi. Una musica molto tensiva, ragazzi. C'è praticamente uno scheletro di una creatura marina, da cui escono delle bolle dal naso. Questa cosa me la son sempre chiesta. E anzi, non solo dal naso, anche da altre parti del corpo. Con questa specie di vasca di riproduzione, non so che cosa sia, una vasca di contenimento. Comunque potete vedere che spuntiamo da qui, vedete? E lì c'è l'occhio. Diciamo che ho mancato il boss per qualche minuto, sì che sono a posto. Prepariamoci, ragazzi. Allora, ottimo. Bene. Ok. Uffa. Dai. Ottimo, ragazzi. Signore e signori, prepariamoci ad affrontare Serris. Questo è Serris. La sua forza è l'ipervelocità. Bisogna colpirlo sulla testa. Aspettate. Ok. Allora. Vieni. No. Non mi ricordo per... Non so perché non salta in alto. Uffa, che palle. Bene, l'ho colpito anche così. Va benissimo. Ok. Ora scendete. Ok. Vediamo se riesco a fare una cosa pulita. Oh mio Dio. Ok. Più che lo colpite, più diventerà veloce. Ecco, vedete che arriva fin là sopra. No, l'ho mancato adesso. Non importa. Vi toglierà 30 di danno a colpo. Ok. Merda, mi ha colpito. All'inizio stavo per dire, è la prima volta che mi capita di non subire danno da Serris. E infatti mi ha colpito già. Beh, un bel po' di volte. No, non devo scendere. Dimmi che riesco. No, non ci credo. L'ho colpito con raggio ricarica mentre lo stavo tenendo. Ora scendete. Ok. Allora. No, mi ha fregato. Ok, vieni qua e prendi. L'ultimo colpo sicuramente ci vuole. Ok, siete fuori pericolo. Siete fuori pericolo. È diventato nero addirittura. Questo è Serris, ragazzi. Un lucertolone. Che è stato quasi sconfitto. Allora. Uno. Merda. Due. Tre. Altri due. No. 4 e boom! Recuperata abilità super cinesi, corri per attivarla. Io voglio capire perché l'hanno chiamata in italiano super cinesi. Guardate come si chiama in inglese. Speed booster, ovvero aumento di velocità. Perché chiamarla super cinesi in italiano? Comunque, giustamente Serris era ultra veloce, doveva darci per forza la ultra velocità. In che cosa consiste questo speed booster, ragazzi? Lo utilizzeremo subito. Guardate. Allora. Guardate, ragazzi. Se voi trovate un corridoio piano, questo è quello che succede. Avete visto? E la super cinesi si serve per rompere i blocchi con quest'icona. Questa è l'icona della super cinesi. Ok. Ammazziamo tutti. Ci serve la strada piana. Ok.
Vedete? Guardate. Visto? Io però non dovevo cadere in realtà, perché forse c'era qualcosa di là, però non importa. Allora, qui c'è qualcosa per forza. Ok. Non mi ricordo, ma qui c'è tanta roba, c'è. Allora, anche per di qua c'è qualcosa. No, ok, ho sbagliato. Come ci si arriva per di là non mi ricordo più. Avevo ragione, serve il missile. Due missili? Sì. Che palle. Mori con le bombe. Non fanno un cazzo di danno le bombe. Allora. Ok. Vediamo un po'. Ok. Attenzione a non cadere adesso. Esatto. Ok. Dovrei aver preso tutto quanto. Diciamo che questo episodio sarà dedito all'esplorazione più possibile di H. Ok. Vediamo un po'. Vi sconsiglio di cadere per di là subito. Vediamo un po'. Allora, se io cado adesso da basso so dove vado a finire, per di qua. Però per di qua credo di saperlo anche, per di qua appunto. Non so parlare ragazzi, vi chiedo scusa. Vediamo se avevo ragione, però prima... Ok. Sì. Perfetto, oddio. Non le rompo più, guardate ragazzi. No, so, ok, sono incastrato. Allora, salvataggio. Bene, abbiamo esplorato circa metà mappa di H. E adesso ci manca ancora un bel po' di cose da fare. Allora... Tra l'altro ragazzi, la super cinesi ci consente di fare una cosa molto particolare. Si chiama, mi pare, attacco cometa. La vedremo appena posso, perché ci vuole una serie di rettilinei particolari per mostrarvela. E non ve la spiego nemmeno. Cioè, ve la spiego quando ve la posso mostrare. Bisogna andare per di qua, sì. Vediamo. No, non ancora, esatto. Vai. Andiamo. Ok. Di sopra non si deve andare. Ecco ragazzi, riesco a mostrarvela adesso. Allora, praticamente, con la super cinesi, quando siete arrivati a correre velocissimo, grazie, stronzo di merda, dicevo, quando siete arrivati a correre fortissimi, se voi vi fermate, e in che senso vi fermate, vi abbassate, potete controllare la super cinesi e fare l'attacco cometa. Guardate cosa vuol dire. Se riesco a farlo, ovviamente. Guardate. Questo è l'attacco cometa. In che senso? Voi vi fermate. Ora lo rifaccio. Ok, basta da qui. Voi vi fermate, saltate e premete una direzione tra quelle possibili. Guardate. Non so perché mi fa in alto a sinistra, io premo solo a sinistra. Comunque adesso devo rifarlo per forza, vediamo se basta da qui. Ok. Guardate ragazzi. Visto? E ora andiamo qua. Abbassato il livello acqua. Perfetto. E mi faccio male da solo. No dai, basta. Ok. Vi chiedo scusa ragazzi se mi fermo ogni tanto, però devo prendere respiro perché ho appena... Non è che ho appena finito di mangiare, sono andato a mangiare al McDonald's e sono un po' pieno. Allora. Vi ricordate prima vi dicevo che non si può togliere la folgorazione? In realtà si può abbassare il livello dell'acqua. Questi cavi fanno tanto male ragazzi, guardate. Mi hanno tolto da 63 a 88. Fanno malissimo. Ok. Purtroppo corro piano, purtroppo. Però esploro più zone possibili, così. Vediamo se qualcosa. No, ok. Andiamo avanti. Finiamo di esplorare H. Allora. Giusto. Vediamo un po' cosa c'è qua sotto. Ok. Qua sotto abbiamo una porta rossa. Vuol dire che ci dovremo ritornare su H. Qui non c'è niente, mi pare. No, infatti. Nemmeno qui. Però non ha senso stare nell'acqua. Sono stra ultra rallentato. Che palle.
Sì, c'è ancora un bel po' di roba da fare, dai. Rimpolpiamo questo episodio. Si scende. Allora, qui c'è sicuramente qualcosa. Allora è dall'altra parte. No, mi sono fregato. Ah, sì, infatti, ragazzi, guardate. Finalmente possiamo utilizzare. Vediamo se mi riesce un'altra volta. No, che palle. Da, non ho un culo di vita. Guardate. Visto che funziona, torniamo indietro. Allora, no, sono stra ultra rallentato. Bene, altri missili che fanno sempre comodo. E voilà, lo sapevo, però io non sono del tutto convinto. Sì, dai, ok. Allora, vediamo un po'. Sì, ok. Ah, sì, giusto. Vediamo un po' dove devo andare. Fin qua va bene. Vai. Vai. Però per andare per di qua mi pare ci si possa andare subito, vero? Sì, ok. Però, esatto, mi ricordavo giusto. Ci vuole merda. Devo andare a rifullarmi di vita, subito. Non mi ricordo cosa c'è adesso per di qua, me lo ricordo. Guardate. Sì. Meno male. Ok, vado a rifullarmi di vita e poi finiamo di esplorare, ragazzi. Intanto il computer ha cominciato a, oddio, bollire. Non ho mai rischiato così tanto. Oh, finalmente. Mi sento molto più sicuro. Allora, finiamo di esplorare, anche se credo non ne valga la pena, sinceramente. E so già cosa fare. No, tutte le volte così, seriamente. Non capisco sta roba. Boh. Fighissimo. Allora, se non mi sbaglio, in realtà io ho finito di. Vi chiedo scusa, ragazzi. Ogni tanto mi torna su. Che è brutto da dire, però è vero. Ok, bene. Sì, quella lì è un'icona particolare, ragazzi. Che tra l'altro è già stata pronunciata l'arma. Quell'arma lì. Però non ve lo dico ancora per il momento che cos'è. Quindi, io adesso farei così. Vedete, non possiamo prenderlo. Tanto vale che uso il missile. Due missili. Ok. Allora, direi che per impolpare l'episodio possiamo esplorare un altro po' qui, ma giusto così, tanto per. Vedete, il livello è sceso. Ah, ok. Vedete, ragazzi, è impossibile passare. Tra l'altro ci fanno anche danno. 50 di danno. Vedete? Sì, è impossibile passare. E ci sono due porte rosse a destra, notare. Si può andare per di qua volendo, ma è strasconsigliato. Questo qui non è come quello verde, vedete? I missili non vanno. Per di lì non si può andare. E volendo si può anche andare per qua sotto, ma è strasconsigliato. Perché? Perché ci deve muovere acqua, ci deve muovere, vedete? Questa è una zona completamente nuova del livello. È una zona in cui non ci si deve andare adesso, ok? Questi nemici qua, per ammazzarli ci vogliono 4 colpi di ricariche. Oppure i missili. E guardate qua sotto, ragazzi. Solo per dirvi. Vedete? Non ci si può andare avanti. Questa zona bisogna andarci molto avanti nel gioco. Però se volete esplorarla intanto, nessuno ve lo vieta. Però sapete che è molto difficile. Anche questa zona qui. Che se non mi sbaglio nasconde un potenziamento. Io adesso uso i missili perché non mi importa. Sei missili. No, quanti ne ho sprecati. Vai. Ok. Ah, un potenziamento missili, ok. Qui non c'è niente. Ok. E siamo a posto per adesso. Tornate indietro. Quindi i nemici sono molto resistenti e fanno anche abbastanza male. L'ho fatto per impolpare l'episodio in realtà, perché non mi ricordavo ci si potesse già andare adesso. Poi oltretutto non potete neanche muovervi in acqua, quindi non ne vale la pena. Allora, andiamo avanti. Rifulliamoci. E sentiamo cosa ha da dire Adam.
Anche se in realtà so già cosa deve dirci. E ci aspetta una bella sorpresa, ragazzi. State molto, molto attenti. Ceres era stato infettato dagli X. Questo ti ha permesso di recuperare un'altra abilità. Di questo passo potrai presto affrontare Sa-X. Molto bene. Ma prima devi potenziarti. Il QG ha nuovi dati di supporto per il potenziamento missili, ragazzi. Sono di importanza vitale, ma l'accesso al centro dati è precluso dal blocco del livello 4, un livello di alta sicurezza, ad alta sicurezza, il massimo appunto. Accedi ad aree sensibili solo in caso di necessità. La via al centro dati nel settore 2 è bloccata dalla crescente attività di Sa-X. Sospetto che ci sia un piano per bloccare il recupero delle tue abilità latenti. Samus, non ti resta che effettuare questo download nel settore 3, Pir. Il centro dati di Pir comparirà sulla tua mappa in seguito alla connessione con la sala comandi del settore. Hai compreso la missione? Sì. Vai al settore 3, Pir. Andiamo subito, ragazzi. Ok. Tutto questo casino per così poco. Va bene. Qui non ci dovrebbe essere niente, vero? Lo do sempre per scontato, ma credo sia così. Discorso di Samus? Credo di sì. No, ok, strano. Ponte principale. Non mi ricordo se posso salire adesso su SR388. Vediamo. No. Vedete, ragazzi? Anche in alto. Boom. Sarà molto utile questa cosa. Andiamo nel settore 3. Pir. Scendiamo. E vediamo anche la mappa. E fermerò l'episodio. Settore 3. Pir. Che sta per Pyro. Un settore infuocato, ovviamente. La mappa è particolarmente grande, se non mi sbaglio. Abbastanza. Grazie al cielo, gli X non hanno ancora invaso quest'area. Il centro dati è protetto da un altro portello di sicurezza, quello giallo. Per effettuare download, trova la cabina di sicurezza. Siamo sicuri quello giallo, non viene prima quello verde. E attivi i portelli dell'Elo 2. Infatti, non abbiamo altra scelta, anche se Parasiti X e Sa-X potrebbero accedere all'area. L'obiettivo è il recupero delle tue abilità. Il centro dati è qui, come ti ho spiegato. La mappa non mostra le cabine di sicurezza, soltanto quando le scopriamo noi. Attenzione, Samus, troverai organismi molto violenti. Evita le aree surriscaldate. La tua tuta, per ora, non resiste a temperature molto elevate. Elevate, vorrei agguantarle. Ma troveremo una soluzione. I portelli dell'Elo 2 sono verdi. Disattiva il blocco e vai verso il centro dati per il download. I dati super missile sono pronti. La potenza di sparo è tripla, infatti stavo per dirlo io. Praticamente, avete presente l'occhio? Ci volevano tre missili, adesso ce ne avrà uno solo. E il super missile distrugge quella specie di, come si può dire, quella specie di organismo viola, quello di prima che vi ho mostrato. Per quello verde ci volevano i missili normali, per quello viola i super missili. Hai compreso la missione? Sì. Attiva i portelli verdi, poi vai al centro dati. Sul percorso non devi passare per aree surriscaldate. Se ne vedi una, indietreggia. E quindi ragazzi, per questo secondo episodio del giorno di Metroid Fusion, nel senso che l'ho fatto io, è tutto. Spero vi sia piaciuto, abbiamo sconfitto Serris e qualcosa mi dice che ci sarà un boss anche in questo episodio, nel prossimo scusate, mi fa molto piacere. Quindi ripeto, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.